Buongiorno ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete vestita, cioè vestita, mi vedete pronta, non vestita da casa, perché sto per andare a fare la spesa, perché ho finito ragazze tutto, non ho neanche più un pacco di pasta, cosa che non accade mai. Vedo se andare a Lidl oppure da Aldi, adesso vedo un attimo, poi quando torno vi faccio lo svuoto alla spesa. Eccomi tornata a casa ragazze, sono stata alla fine al Lidl e ho speso più o meno sui 70 euro se non mi sbaglio, e vi mostro quello che ho comprato. La prima borsa, ho preso fettine sottilissime di petto di pollo, questo qua certificato, filiera controllata, pollo italiano. Ho preso questa qua da 250 grammi, vengono, mi sembra, se non mi sbaglio, 5-6 fettine e per noi vanno benissimo. Macinato misto di bovino e suino e ne ho prese due confezioni, perché con uno ho intenzione di rifare il ragù perché l'altro giorno è venuto buonissimo e con l'altro vorrei fare un polpettone magari con spinaci e formaggio. Poi le mie solite sovraccosce di pollo. Sapete, le compro spesso. Poi non c'era la salsiccia, quella lì arrotolata, e ho preso questa qua di suino alla toscana. Boh, vediamo com'è. Questa qua per quando sono di fretta, questa volta le ho volute prendere. Cotoletta di tacchino con pollo e spinaci, queste qua anche al forno. Ogni tanto le prendo, serate in cui magari non si ha tempo di stare in cucina. Gnocchi di patate, questa volta non c'erano le chicche, quindi ho preso gli gnocchi, io ho preso gli gnocchi normali, due confezioni, 1,29 euro l'una. Le chicche costano di più rispetto a questi qua. C'era questa qua della Barilla da un chilo, 1,50 euro, e ho preso quindi questa qua, fusilli. Poi ho preso altri fusilli, sì, perché c'erano le mezze penne, ma Omar le odia le mezze penne perché non riesce a... ma sinceramente anche io, quindi ho fatto che prendere i fusilli che sono i miei preferiti. Due pacchi. L'unica pasta che non mi piace particolarmente, ma non la compro mai, però io ho preso i vitelli rigati di questa marca del Lidl che non mi piace, però mi servivano per le minestre e quindi ho fatto che prenderli per non andare in un altro supermercato apposta per la minestrina. E ho preso tre pacchi di questa qua. Poi ho preso tre confezioni di prosciutto cotto, hanno cambiato la confezione, 1,29 euro, hanno anche abbassato il prezzo, non ricordo, ottimo. E poi mortadella di Bologna IGP, questa è la solita. Spero che abbiano solo cambiato la confezione e non il prodotto, perché questa mortadella del Lidl è veramente buona per essere un prodotto confezionato. E poi un altro di prosciutto cotto. In colazione ho provato a prendere questi croissant per Omar. Proviamo a vedere come sono, non li ho mai presi prima. 1,59 euro. Uova, queste qua, 6 uova fresche medie, queste qua in collaborazione con gli agricoltori Coldiretti, 1,29 euro, sono queste qua. Piadina 1,29 euro, piadina sfogliata classica, cubetti di prosciutto cotto per fare magari pasta, zucchine, prosciutto e panna, oppure da mettere nella torta salata, e ormai lo sapete già. Poi ho preso solo tre cipolle perché lo ricordavo, non mi ricordavo se a casa ne avevo oppure no, e quindi ne ho preso solamente. Questa settimana purtroppo non riuscirò ad andare al mercato, quindi ho comprato qualcosina qua alla Lidl, con cui comunque sono sincera, mi sono sempre trovata comunque bene. Due melanzane nere, un pacco di carote, poi delle zucchine, ho preso queste qua scure. Olio di semi di girasole, che in teoria per friggere, ma io lo uso anche tanto per i dolci. Poi vicino alle casse c'erano questi semplicissimi Doria che voglio provare. Io ne ho presi due pacchi, speriamo che siano buoni. Mi ispiravano troppo, erano in offerta ad 1,39 euro se non mi sbaglio. Ho preso questi qua, grano saraceno e frutti rossi. Sono, mi piace di questi che sono appunto nelle porzioni, quindi posso anche portarmeli in giro. Sono tra l'altro ingredienti 100% naturali, meno 70% di grassi saturi. Boh, vedremo come, vedremo, poi vi farò sapere. Poi l'altro che ho preso è farro cioccolato, magari se c'è una mattina che non ho voglia di cioccolato ho preso questo qua. Questo qua sempre ingredienti 100% naturali, questi qua senza lattosio, l'ho letto solo adesso, vabbè, meglio così.
e quindi ho preso questi qua a provare. C'erano anche con le gocce di cioccolato, ma erano con le fave di cacao, ma ecco, ho preso questi due per non prenderne troppi, sempre vicino alle casse, perché qua questi io, ragazze, li adoro. Io non sono molto da cioccolato, da Nutella, da budini. Quando li vedete sono solitamente per Omar, ma proprio non mi piacciono. Ho cambiato i miei gusti, diciamo così, da piccola ne andavo matta. Adesso non amo più la cioccolata, se non quella fondente, ma proprio giusto per magari la sera, dopo cena, giusto così per mangiare qualcosina di dolce. Però questi qua mi piacciono troppo. E li ho visti alle casse, quindi li ho presi subito perché non li trovo spesso. Ho preso lo Hacker, questi qua che sono molto sottili, non sono come quelli classici, e sono fondenti, ricoperti di cioccolato fondente. Ragazze, una droga, provateli. Ovviamente se vi piace il cioccolato fondente, altrimenti c'è l'opzione. Questi qua normali, che veramente adoro. E ne ho prese due confezioni. Le mie olive, solite olive nere denocciolate, che con cui mi trovo benissimo, costano poco, le uso sulla pizza per cucinare e vanno benissimo. Una bottiglia di Pepsi, poi un pacco di pain carré per farmi i toast magari quando sono di fretta. Parlo sempre per la colazione, ho preso un pacco di crostatine, queste qua d'albicocca. Ho preso una pasta sfoglia, poi che vi volevo consigliare, le sfoglie, queste qua, per le lasagne. Nell'altro video le avevo prese, ma poi non vi ho fatto più sapere niente, quindi ve lo dico adesso. Sono ottime, perché ci sono due tipi, c'è quella lì, se non mi sbaglio, costa comunque un pochino di meno, 20-30 centesimi in meno, e poi c'è questa qua, sfoglia fine, che costa veramente pochissimo in più. Ce ne sono 250 grammi, ma riuscite comunque a fare una teglia rettangolare, se non la volete proprio super super alta. 12 sfoglie e sono, ragazze, ottime. La lasagna è venuta buonissima e non ho notato differenze con quelle di Giovanni Rana, quindi ve le segnalo. Si parla di 80 centesimi, 84, comunque veramente poco. Solite ricottine nella confezione piccoline. Poi per Omar il Chobar crema gusto classico. Formaggio Fontal, questo qua è il mio formaggio preferito e quando vado al Lidl lo prendo sempre, 2,19€. Ne ho prese due confezioni, sì, un'altra confezione di prosciutto cotto a cubetti. Un broccolo, sì, è uno, sì, un broccolo bello grande per fare la pasta. Due porri, primo sale, eccolo qua, una confezione di salame Milano. Confezione di pancetta dolce a cubetti. Un altro pacco di pasta da un chilo, in questo caso è la Decetto. Ho preso, c'era solo questa, i tortiglioni. Philadelphia, ho preso queste qua più piccoline. Sotto richiesta di Omar, che non vuole più i tramezzini, non vuole più il bamboletto della Lidl perché non le piace per niente, a me invece piace. Mi ha chiesto questi qua bianchi, che io in realtà amo anche io questi qua, da fare con la Nutella sono buonissimi, non saranno super sani, certo, però con la Nutella ogni tanto ci sta. Non avevo voglia di andare dalla parte opposta dove c'era il latte, la panna e tutte quelle cose lì e ho preso questo qua, bio intero a lunga conservazione, dalla filiera agricola Carioli bio, non l'ho mai visto prima ma l'ho preso da provare, più che altro da Omar perché io non bevo molto latte. Poi non c'era la mia passata Mutti e ho preso questa qua dell'Italiamo, speriamo che sia buona. Questa qua lavorata, lavorato poche ore dalla raccolta in collaborazione con gli agricoltori Coldiretti, sempre nella sezione delle cose bio, e ne ho prese tre, veramente poco, tipo 50 centesimi l'una. Poi questi non potevo non prenderli. Erano vicino alle casse dove c'erano i Lohacker, erano in super offerta, tipo 1,89€ se non mi sbaglio, ce ne sono 9 e quindi l'ho presa come sfizio serale, come al solito. Queste focacce alla toscana, 2,19€ erano in offerta, ce ne sono 3. E io vi dico la verità, preferisco ma mille volte in più quelle là di Aldi, quelle di Aldi sono buonissime, sono veramente super soffici, sono veramente buone. Queste qua di Lidl sono anche molto buone, però sono tanto, io le sento tanto dolci, perché ho assaggiato quelle di Aldi e quindi ho notato questa differenza, però comunque sono sempre buone e quindi le ho prese. E nulla, ragazze, questa è stata la mia spesina, adesso vi faccio vedere le cose sistemate sul tavolo, così vi rendete più conto magari di quanto ho speso e per quanto ho comprato, e poi ci vediamo dopo. Sistemo tutto e poi ci vediamo dopo. Ok.
Ragazze, sto per pranzare, mi sono fatta un pochino di minestrina in brodo perché ho voglia di qualcosa di caldo, poi dopo vado a rifare il letto perché stamattina non ho fatto niente. Ragazze, ho dato una pulita al bagno e ho passato giusto l'aspirapolvere in giro per casa, ma nient'altro perché la casa è pulita e quindi non devo pulire. Avete visto, avrete sicuramente visto che ho pulito il bagno con le salviettine della V5. Queste qua le ho acquistate a Lidl l'altro giorno. Le ho detto che io non ho mai acquistato questo tipo di queste salviette per pulire i bagni sanitari, mai acquistate di nessuna marca. E appunto ho visto questo pacchetto a tipo 80 centesimi, quindi veramente poco. E ho detto, ma sì, per 80 centesimi le voglio provare, vediamo come mi trovo, magari per pulizie alla veloce, magari, non so, viene qualcuno all'improvviso, magari vogliamo dare giusto una rinfrescata al bagno. Ma io vi dico che a me non piacciono assolutamente. Allora, il profumo mi piace molto. Sono proprio delle salviettine con da sfilare. Perché qua dice appunto per il WC e per i sanitari e di non che non c'è bisogno di asciugare una volta passata la salvietta. Assolutamente no, perché quando passo la salvietta rimane tutto super bagnato, come... Ma non mi piacciono anche per il fatto che sono troppo piccole e non mi piacciono, mi dispiace. E anche una volta asciugati i sanitari, il rubinetto, quello che sia, rimane comunque un alone, rimane, non mi piace proprio come puliscono, quindi no. Mi sono fatta un infuso al finocchio, così adesso me lo bevo, poi scappo e noi magari, ragazze, ci aggiorniamo stasera. Eccomi ragazze, sono appena tornata a casa, è già ora di preparare cena e pensavo di fare una pasta con ragù bianco e zucchine, magari con un pochino di panna, e la facciamo insieme. You're gone.
once you travel the world, all the spaces inside your heart. Visto, ho fatto un soffritto con cipolla e carota, poi ho aggiunto la carne, non l'ho sfumata con il vino bianco perché mi sono accorta che non ne ho più e oggi l'ho dimenticato di comprare, comunque non l'ho sfumata col vino bianco ma solitamente lo faccio, e poi ho aggiunto le zucchine, adesso faccio cuocere qualche minuto finché le zucchine sono morbide e poi aggiungo un pochino di panna e basta. Ragazze, rieccomi, la pasta è venuta buonissima, infatti la rifarò sicuramente, è venuta veramente molto molto buona. Sono qua che mi devo struccare. Sto usando, e per fortuna sto finendo, questo qua che io utilizzo veramente da una vita, ma non trovo più uguale a prima. Prima mi struccava velocemente il viso, non bruciava assolutamente, adesso invece mi brucia e non mi strucca il viso, cioè gli occhi. Ci metto veramente tantissimo tempo, sia col cotone, con la spugnetta, con tutto, con le mani. Niente, il prodotto io trovo che non è più uguale a prima, almeno a me dà fastidio, non so come mai, a me crea veramente fastidio ultimamente. Quindi non vedo l'ora che finisce, poi non lo compro più. Quindi... solitamente io utilizzo una spugnetta in silicone, proprio rimuovi make up, che lo ricordo dove ho acquistato e mi trovo da Dio, e adesso non so più dove è finita, non la trovo più. Adesso vado a lavare il viso con questa mousse detergente che vi ho mostrato nello scorso video, che ho preso da alla Coop, e devo dire che mi trovo abbastanza bene. Quindi vado a inumidirmi un pochino il viso e poi vado a sciacquare con questo. È la prima volta che compro una mousse. Sciacquo. Capelli, poi vabbè, i miei video sono sempre molto professionali. E poi vado a mettere questa crema qua. È una crema che mi ha regalato mia cugina perché vendeva questi prodotti, non so se li conoscete, sono i prodotti della Fit Line, quei prodotti, se non mi sbaglio, dimagranti, adesso non vorrei dire una cosa per un'altra, ha smesso di vendere questi prodotti, erano rimaste un pochino di crema e quindi mi ha regalato la crema, che è fantastica tra l'altro. Metto il contorno occhi, sto utilizzando già da un po' questo qua di Sien. Costa poco, non è che si può pretendere chissà quanto, eh. Però come cremina in più va bene. Basta ragazze, manca solo il pigiama e io ho finito qui per stasera perché non ho assolutamente più voglia. Proprio una cosa veloce veloce.
È la prima volta che riesco a fare un video, un vlog di un giorno e non di 3-4 giorni di fila. Comunque, io vi saluto qui, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e noi come al solito ci vediamo al prossimo video.